cosa potranno trovare i cittadini che andranno alla Longevity Run. Ma in primo luogo un riscontro preciso e puntuale, poi il professor Landi in merito è molto più preciso di me, circa il proprio stato di salute con un sistema, diciamo, con un check-up piuttosto leggero di prima istanza, vengono comunque monitorate una serie di dimensioni che consentono di esprimere un giudizio e una valutazione comunque indicativa. E questo mi sembra ovviamente gratuitamente, in un contesto protetto, molto friendly, e questo evidentemente è un primo elemento, direi, importante di questa iniziativa di prevenzione. Considerate che questo check-up, le dimensioni che vengono monitorate sono oggetto di monitoraggio sistematico su un numero di casi importanti e rientrano nell'ambito di processi di elaborazione di queste informazioni cliniche che generano degli output di ricerca significativi. Questo per dire la serietà e il rigore scientifico che c'è dietro. A questa attività, che ha una dimensione più clinico-sanitaria, si uniscono poi azioni più di sensibilizzazione al miglioramento dello stile di vita. Considerazioni e commenti e suggerimenti che arrivano anche al termine di questo momento di verifica e di controllo, che sono sollecitate anche da una serie di opportunità che nel corso della giornata vengono offerte. Per quanto riguarda la parte sportiva, perché una run, una camminata da un lato, ma dall'altro ci sono una serie di altre attività che vanno dallo spinning al pilates, allo yoga, che consentono comunque di sfruttare la giornata in campagna, auspicabilmente di bel tempo, per fare già direttamente in quella circostanza una serie di attività che non possono che favorire un miglioramento dello stile di vita ed essere prettamente complementari rispetto a quella verifica valutazione da cui parte un po' il progetto. Ecco, se qualcuno volesse iscriversi per partecipare, cosa bisogna fare? Ci si inserisce nel website dove c'è un link specifico, poi Francesco Landi sarà ancora più preciso di me, per inserire i propri dati ed essere già, diciamo, organicamente nel piano di verifiche di visite che nel corso della giornata verrà poi sviluppato. Quindi lo si può fare attraverso un link, quindi il sito Longevity Run, e lo si potrà fare però anche in loco, presenziando fisicamente ed inserendosi in un elenco fisico che verrà costruito sul posto. Perfetto, io la ringrazio. Adesso parlerei con il dottor Landi. Perfetto, professor Francesco Landi, direttore del Dipartimento di Invecchiamento ortopedico, cioè uno dei sette dipartimenti importanti del Policlinico, nonché responsabile di questo progetto che passo subito. Perfetto, Grazie, buongiorno. 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 Ecco, Sì, buongiorno a lui. si parlava prima del villaggio della prevenzione, no? Per ciascun partecipante alla Longevity Run, gli specialisti del Gemelli potranno valutare gratuitamente, insomma, attraverso vari check-up, i principali fattori di rischio cardiovascolare. Quindi entriamo più nello specifico parlando proprio di questi check-up, un'opportunità unica, insomma, per i cittadini, per chi vorrà partecipare, per, insomma, controllarsi meglio. Sì, direi appunto un'opportunità unica che entra nella tradizione della Longevity Run, perché questo è il quinto anno, perché appunto saremo di nuovo a San Gabriele di Ottana, per offrire un check-up gratuito, proprio che noi chiamiamo Longevity Check-up, perché sono i fattori di rischio cardiovascolari, ma sono quelli che ci garantiscono una longevità di successo. Valuteremo tre fattori diretti, che sono la pressione arteriosa, il colesterolo e la glicemia. Quindi il colesterolo e la glicemia attraverso una piccola puntina sul pito, quindi da sangue capillare. Poi valuteremo alcune abitudini di vita, in particolare il consumo o abuso di fumo e alcol, per esempio, e abitudini di vita come l'alimentazione. Quindi sottoporremo ogni partecipante a un questionario breve, ma che ci darà l'indicazione soprattutto a quella che è l'aderenza alla dieta mediterranea. E poi l'attività fisica. Inoltre valuteremo anche quella che è la qualità del sonno e poi alcuni fattori antropometrici, cioè alcune misure, quelle che noi tutti conosciamo, che sono il peso e l'altezza, che danno l'indicazione dell'indice di massa corporea, ma anche delle misure che si conoscono un po' di meno, ma che sono molto importanti per la nostra salute, come la circonferenza del polpaccio, indicatore di massa magra, per
massa muscolare e la circonferenza della vita e dei fianchi. Svilupperemo dei rapporti che ci daranno appunto e daremo come risultato a chi si sottoporrà gratuitamente a questo check-up quella che è la, come dire, la quantità di massa magra rispetto alla quantità di massa grassa. Quindi tutte informazioni straordinariamente importanti per capire come siamo nel momento in cui facciamo il check-up, ma soprattutto cosa dobbiamo cambiare. Perfetto, perfetto. Io vi ringrazio molto. Ottimo. Grazie e niente, poi ci vediamo alla Longevity Run. Assolutamente, ci vediamo alla Longevity Run e vi aspettiamo domenica prossima al Mastro di Tappezza. Perfetto. Aspetta, le ripasso un attimo al professor Elefante, così le dice un altro. Grazie. No, pensavo potesse essere interessante anche indicare in sede di comunicazione dove si sono, ormai questa iniziativa ha una serie di sedi di realizzazione abbastanza articolata, tanto conferma del fatto che è un'iniziativa che ha apprezzato, che interessa da parte nostra, da parte del team di Francesco, a promuovere, che vuol dire anche arricchire in fase clinica il processo di ricerca, ma nello stesso tempo è un'iniziativa attualmente che consente di divulgare, rafforzare la reputazione del nostro policlinico da un lato, ma di rispondere ovviamente anche all'interesse dei territori. In sostanza quest'anno l'evento ha avuto questa serie di realizzazioni. Siamo partiti Gaeta 20 giugno, era fine maggio, l'ultimo weekend di maggio, guarda, se lo vedete la domenica, potete verificarlo voi, scusate qui. Sul sito c'è. Sì, sì, ok, ok, sì, sì, ma infatti poi nell'introduzione andiamo bene a guardare e illustriamo tutte le varie tappe, e, oltre che quella che c'è. Poi il solo, luglio, Ovindoli, agosto, facciamo il 10 a San Gabriele, il 24 facciamo a Porta dei Marmi, si è meritato perché abbiamo avuto una lunga, un incontro di Porta dei Marmi che ci tiene molto a lanciare questa iniziativa a Porta dei Marmi il 24 settembre, e poi a Roma, il 15 ottobre c'è l'evento conclusivo, poi è, diciamo che è l'evento che evoca l'iniziativa la certo. Cerca lanciata a Roma. Non la facciamo al Policlinico, la facciamo quest'anno al Circo Massimo, quindi un grosso spazio dove verrà fatta la tira alla rana e faranno